Dopo l'arrivo degli stalli a pagamento a Campo di Marte, proseguono le modifiche destinate ai parcheggi di Baia Flaminia. A breve, infatti, la sosta nei posti auto adiacenti a Piazza Europa e in quelli di Via Bruxelles verrà regolamentata con disco orario di 60 minuti dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Soluzione che da un lato scontenta parte dei residenti, gli stessi che da tempo sottolineano la carenza generale di posti auto e che hanno attivato una raccolta firme per chiedere nuove strisce blu, e che dall'altro invece trova il favore parziale dei commercianti, i quali però avevano chiesto che la misura del disco orario coinvolgesse un numero maggiore di stalli. La Baia Flaminia ha pochi posti, vengono occupati molti dei residenti che giustamente d'estate usano bici, usano scooter e abbiamo stalli fermi per mesi. La clientela che va verso il mare, il turismo, viene a bloccare dei posti che dalle 8 della mattina fino alle 8 della sera stanno fermi lì, quindi non abbiamo più spazio. Cioè, il Comune ha concesso Piazza Europa e Via Bruxelles, ma non considerando che la metà di Via Bruxelles sono posti per motorini, quindi ha incrementato alla fine quei 16, 17, 18 posti auto che non risolvono la nostra problematica. Noi avevamo fatto la richiesta di partire da Via Londra, tutta Piazza Europa e Via Bruxelles, in modo da riuscire a incrementare una buona parte per i parcheggi e per tutte le attività commerciali che abbiamo. Non solo, la richiesta era stata fatta dalle 9 della mattina fino alle 22, senza pausa pranzo, perché molte attività, in modo particolare come la mia, nella pausa pranzo richiamano un quantitativo di clientela. C'era stata anche proposta l'idea di far passare la sosta da parcheggi bianchi con le righe blu, quindi a pagamento, ma non risolverebbe assolutamente il nostro problema, anche perché così i residenti con 25 euro per 2 anni avrebbero tutti i posti senza più nessun tipo di problema. Questo non solo complicherebbe un'altra volta la situazione dei parcheggi, ma complicherebbe anche sia per i turisti sia per i nostri clienti, che oltre alla difficoltà del parcheggio dovrebbero aggiungere anche il pagamento per un parcheggio di un'ora. La speranza è quella di riuscire a rifare nuovi incontri, riuscire a trovare anche un accordo con i residenti per far capire questa situazione. Noi da tempo ci stiamo confrontando con un gruppo di persone, di residenti che hanno raccolto 91 firme, i quali chiedono gli stalli blu perché la zona è molto abitata, è densamente abitata ed hanno difficoltà a trovare il parcheggio. Quindi oggi contrastano la nuova soluzione dei parcheggi con disco orario, perché secondo loro, ed è probabile che abbiano anche ragione, non lo metto in dubbio, e secondo loro renderebbe ancora più difficoltoso il parcheggio da parte dei residenti. Siccome il Consiglio di quartiere è un organo consultivo, non ha potere decisionale ed è l'anello di congiunzione tra il cittadino e l'amministrazione, noi dobbiamo tenere obbligatoriamente una posizione neutrale, quindi cercare di collaborare con l'amministrazione per fare la scelta migliore, certamente, ma tenere conto anche delle esigenze dei residenti e dei commercianti, che purtroppo in questo caso hanno interessi completamente diversi. Un consigliere di Siamo Pesaro ha chiesto un incontro, ha chiesto di promuovere un incontro con politici e tecnici del Comune per spiegare le ragioni di questa scelta. L'abbiamo votata all'unanimità perché a questo punto noi come Consiglio di quartiere dobbiamo, diciamo così, tutelarci, altrimenti ci stiamo tirando dietro gli strali degli uni e degli altri.